In qualità di candidato alle primarie del centro-sinistra, il suo programma elettorale per questa occasione qual è? Ma intanto direi che dobbiamo unire le forze. Torino si deve alleare con Milano, progettare insieme il futuro di questo territorio del nord-ovest, non più nemici ma alleati. Dobbiamo ragionare come area metropolitana, non dentro i confini comunali, ma quindi parlare con Moncalieri, Grugliasco, Rivoli, Settimo e San Mauro, perché su ambiente, trasporti, cultura, turismo le conquiste le si fanno insieme. Dobbiamo realizzare la seconda e progettare la terza linea della metropolitana. La sostenibilità ambientale è la cornice dentro la quale fare tutti i progetti per questa città. Innanzitutto abbiamo lavorato molto su un tema che sta a me molto a cuore, che è quello della parità di genere. Poche settimane fa ho presentato in Consiglio Comunale una proposta molto seria, che è quella di evitare che si svolgessero dei confronti pubblici, dei dibattiti con solo uomini. Purtroppo oggi siamo in questa condizione, nel senso che purtroppo non siamo riusciti a garantire la partecipazione femminile alle primarie per la scelta del candidato sindaco a Torino in questo 2021. Ci tenevo però, e lo farò per tutta la campagna elettorale, tutte le volte che mi sentirò a disagio indosserò questa mascherina, a dimostrazione del fatto che il mio principale obiettivo è quello di portare in tutti gli ambiti di discussione, di confronto pubblico o privato, anche il punto di vista delle donne. Ma i contenuti del programma sono innanzitutto un metodo, cioè quello di poter proporre la partecipazione larga in un campo che si vuole giocare, in più motivi allargandolo a tutte le componenti della città che si sentono un po' lontane dalla politica. Per far questo io ho giocato e giocherò sui temi principali, che sono quelli di poter dare uno sviluppo a Torino, uno sviluppo che la riporti con orgoglio a un livello europeo, di molta attenzione alle fragilità e quindi al contrasto alle diseguaglianze, e necessariamente anche un programma forte sugli aspetti che riguardano la transizione ecologica, ce lo chiede l'Europa e quindi è un aspetto assolutamente urgente. Tutto questo è condito, diciamo, da una grossa attenzione a una cultura che non sia tanto la proposizione di eventi enormi e di eventi che possano avere richiamo, ma soprattutto di favorire la produzione di cultura a tutte le parti della città. Sicuramente il lavoro. Il lavoro è la cifra intorno a cui far girare l'intero programma. Noi dobbiamo far tornare Torino produttiva, dobbiamo far diventare il lavoro il faro intorno a cui muovere tutte le nostre politiche in tutti i campi della nostra città.